Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono alle prese con degli upgrade sulla mia nuovissima Intense Tracer. In realtà è già un po' di mesi che la uso, come avete visto nel video che vi lascio qua sopra. Ho iniziato a usarla nel bike park di Pila. Tutto originale, ho cambiato semplicemente le manopole e ho tagliato il manubrio alla mia solita larghezza di 78 cm. Questo per assicurarmi i primi due punti in comune con tutte le altre mie bici. Ma a proposito di questo, vi voglio parlare di punti in comune tra le varie bici che abbiamo. Infatti, come vi ho già detto in un altro video della serie 3 minuti tech, è molto molto importante ripetere i nostri standard, le nostre regolazioni di base che abbiamo su tutte le nostre bici. Faccio un esempio: usiamo delle manopole che ci piacciono per la loro larghezza, per il loro comfort, la loro mescola sulla bici da discesa, allora poi sarebbe buono usarle anche sulla bici da enduro o su un'altra bici da trail che abbiamo. Stessa cosa per la larghezza del manubrio, come vi ho appena detto, magari anche i pedali, oppure, perché no, il manubrio e l'attacco manubrio. Ed è proprio di questo che vi voglio parlare oggi. Infatti, dopo l'upgrade delle sospensioni, di cui non vi ho ancora parlato ma ne parleremo direttamente sui sentieri, oggi voglio fare l'upgrade del manubrio e attacco manubrio. Specialmente il manubrio è una delle parti che preferisco avere uguali su tutte le bici, per la sua piega e per il suo rise, per come mi sento io sulla bici. Infatti il manubrio, come vi ho già detto, ripeto in un altro video di 3 minuti tech, la piega, il backward, l'upswit che hanno i manubri è una cosa che ci deve piacere personalmente a noi, e a me personalmente piace la piega del rental. Infatti, grazie al supporto di Alltrix, un negozio online super fornito di qualsiasi genere, che parliamo di mountain bike, e-bike, running, strada, qualsiasi cosa sportiva voi state cercando, la troverete sicuramente sul Trix. Ma non perdiamo tempo, vi faccio vedere il manubrio e lo andiamo a montare direttamente sulla mia Intense Tracer 279. Yo! Oh,
eccoci qui di nuovo a parlare di questa Intense Tracer. Adesso sono un po' di mesi che la uso e devo dire che mi piace davvero tanto. Non la dico solo per dire, ma davvero mi sto divertendo ogni volta che esco con questa fantastica bici. È molto più polivalente, molto più discesistica rispetto alla carbine che avevo prima. Polivalente perché in qualsiasi tipo di trail in cui mi sono sempre trovato molto bene. La bici va veramente forte, è scattante, reattiva, non è molto grossa, però ora che sono tornato in Liguria, qua tra i trail un po' più stretti, me la godo davvero tanto. Come avete visto, ho fatto qualche modifica, ho messo lo chain, ho messo le sospensioni Ohlins e come avrete visto ho montato manubrio e attacco manubrio rental. Partiamo dallo chain. Allora, già la sospensione andava molto bene, ma con lo chain si è superata, perché quel poco di pedal kickback che c'era si è tolto e la sensazione di girare senza catena, quello che dà appunto lo chain, è una figata su questa bici. Davvero è la chicca che mancava a tutto il sistema ammortizzante. L'ho impostato a 6 gradi, quindi non a 4 come molti nell'enduro e non a 9 come nella mia bici di discesa, ma 6 sono i gradi perfetti secondo me per una bici d'enduro. Parlando di sospensioni, invece ho fatto l'upgrade grazie ai ragazzi di Andreani e devo dire che vanno molto bene. È la prima volta che uso una 38, prima ho sempre avuto la 36 a molla, se non vi ricordate ecco qui un video dove ne parlo molto bene di quella forcella. Ero un po' scettico sull'aria proprio perché con la molla mi sono trovato davvero molto bene, ma invece questa 38 mi ha stupito perché per adesso non ha nessun difetto, è leggermente meno progressiva rispetto alla Fox che avevo prima, infatti ho dovuto gonfiare la camera di rampa che abbiamo sotto al massimo, però per il resto è molto molto sensibile, è molto molto stabile perché gli steli sono sì più grossi ma anche messi in una posizione un po' più larga, quindi sono dei piantoni che reggono molto di più, forniscono molta più rigidità a tutta la forcella anteriore e sono molto contento. L'ammortizzatore ovviamente non ha di cui parlarne, cioè l'ammortizzatore Ohlins va benissimo, si adatta davvero molto bene a questa bici, parte davvero mollissimo, è una figata, però grazie alla progressione che ha questa Tracer 279 diventa molto duro e non ho mai fatto fondo corsa. Ho messo una molla un po' più morbida rispetto a quella che avevo con Fox, infatti con Fox secondo me la molla era un filino troppo dura, andava bene a pila perché si girava sempre molto forte, ma quando si gira sul trail d'enduro invece era un po' troppo dura. Reparto sospensioni quindi upgradeato. Ora passiamo al manubrio attacco manubrio. Come ho già detto in altri video dei 3 minuti tech, avere lo stesso manubrio, avere le stesse regolazioni da bici a bici è importantissimo per il feeling. E qui ancora una volta ne ho avuto la prova, infatti appena ho montato il mio manubrio rental con piega da 30 e tagliato a 78 mi sono trovato subito a casa. Già prima col manubrio che c'era andava bene, ma con il rental è come sentirsi di nuovo a casa per me. Quindi se non l'avete mai provato vi consiglio di provare una piega del genere, io uso appunto un 30 e 31,8 di diametro. Il manubrio secondo me è un po' più piccolo, dà quella flessibilità in più che gli manca l'alluminio, invece un 35 diventa tutto troppo rigido. Attacco Apex da 50, come avevo detto il 40 che c'era originale rendeva il tutto un po' troppo piccolo su questa bici, il 50 invece è perfetto. È la prima volta che uso questo attacco e mi sono trovato benissimo, anche qua ci sono le tacche come in quello da discesa, quindi ho impostato semplicemente il manubrio esattamente come nella bici da discesa, quindi ho 2 avantreni praticamente identici e questo fa davvero la differenza, mi trovo davvero bene, come sentirsi davvero a casa. Quindi super consigliato e vi consiglio a questo proposito di fare un giro su Oltrix, un negozio fornitissimo come saprete, vendono attrezzatura da bici, mountain bike, strada, running, tutte le attività outdoor che tanto ci piacciono e che tanto piacciono a me. Quindi fatevi un giro su Oltrix, ci sono dei prezzi molto concorrenziali come nel caso del manubrio attacco manubrio, ma in questi giorni ci sono un sacco di sconti, io ho già riempito il mio carrello e niente, fateci un giro, il link lo trovate qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima, yo!